Buon pomeriggio cari amici, oggi sono nel bel mezzo di un campo di ceci. Questi sono i ceci del 2022. L'anno scorso erano pieni di erba, erano perché non sono state fatte bene le arature. Invece quest'anno, prima di piantare i ceci, ho arato il terreno con due aratri. Tutti i semi di erba li ho buttati giù. E guardate che bellezza, questi sono i ceci di quest'anno. Per chi non lo sapesse, sto facendo questo video. Guardate un po' che bellezza, se allargo le piante, questi sono i cornuccioli che noi chiamiamo. Guardate un pochino. Quest'anno non li ho fatti con la seminatrice, ma bensì li ho seminati a mano. Guardate un pochino come sono belli quest'anno. Vi dico un'altra cosa, che qui da quando li ho piantati non è piovuto più. Adesso stiamo nel 19 di maggio, questi li ho piantati fine febbraio, li ho piantati senza nemmeno un goccio d'acqua. Come vedete, si vede dal terreno, si vede che sta spaccando tutto ormai. Purtroppo, che ci possiamo fare se non piove? Guardate che meraviglia. Come li guardi, guardi, questi ceci sono tutti pieni di ceci. Guardate un pochino, che bellezza. Sono ancora vuoti però, non riesco. Eccolo qua, guardate, dentro ci sono i ceci, qui ce n'è solamente uno. Beh, poi per la siccità invece qua ce ne sono due. Non riesco ad aprirlo con le mani, ma guardate, riesco a malapena. Guardate, ce ne sono due, ce ne sono. Penso che ce la faranno a ingrossare tutti. Qui è un terreno di circa 3.000 metri quadri. Se tutto va bene, farò circa un 10 quintali di ceci in questo piccolo terreno. Questo è il mio terreno dove c'erano gli uliveti l'anno scorso. Per il fatto della xylella li ho tirati, sempre fatto con la domanda della regione. Qui mi trovo sempre nel campo dove ho piantato le barbatelle, dove ho piantato. Guardate un pochino, qui ci sono le barbatelle piantate. Sto uscendo dai ceci, vi faccio vedere le ultime meraviglie. Guardate un pochino, sono ben nascosti tra le foglie. E niente, sto uscendo e vi faccio rivedere le barbatelle che ho piantato quest'anno. Già stanno vegetando, guardate un pochino, ci sono dei piccoli grappoli d'uva, togli di stella. C'è sempre la mia cagnetta che si vuole mettere in primo piano. Adesso andiamo dove ho piantato le barbatelle dell'anno scorso, così vi faccio vedere un pochino la situazione. Eccoci qua, sono arrivato dove ho piantato le barbatelle l'anno scorso e come vedete, guardate quanta uva c'è. Ci sono due grappoli belli grossi per ogni testa. Ci sono, guardate un pochino. Qualcuno mi ha fatto un commento che mi diceva che le barbatelle dell'anno scorso quest'anno non fanno uva, ma guardate un pochino. Pure questa che è un po' più piccolina, ci sono dei bei grappolini. Guardate un pochino, quasi quasi che tutti i ceppi hanno i 4-5 grappoli d'uva, hanno belli lunghi. Come vedete, sta pure fiorendo. Fra una decina di giorni già si cominciano a vedere piccoli acinini. Questa l'ho già pulita,
guardate un pochino, stavo dicendo che ci sono 3-4 grappoli per ogni ceppo, guardate un po' questo quanto ne ha, su per giù ci sono ceppi che hanno 1 chilo, 1,5 chili, moltiplicando per 900 ceppi, più o meno faccio una statistica, ci saranno 9 quintali d'uva e farò sicuramente un ottimo vino quest'anno di qua. Guardate che meraviglia. Ok cari amici, se vi è piaciuto questo video dei ceci e del mio piccolo vigneto, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e arrivederci alla prossima.